sappiamo che la mafia subisce dei colpi e si riorganizza e torna ad agire. Tuttavia, se si guarda agli ultimi anni, si vede che se c'è la determinazione, la volontà per colpirla, con la mafia si può combattere e si può anche vincere. Pensiamo soltanto a quanti sono i capi mafiosi che sono stati arrestati, che sono stati assicurati alla giustizia, e a quante organizzazioni mafiose sono state smantellate dalla polizia, dalla magistratura, da chi tutti i giorni combatte anche mettendo a repentaglio la propria vita contro la mafia. Queste persone, questi uomini che lottano ogni giorno contro la mafia non devono essere lasciati soli, devono sapere che hanno dietro lo Stato e che hanno dietro la società, quindi è importante che ci sia una determinazione forte a continuare questa battaglia e che ci sia un impegno dello Stato e di tutte le sue strutture in questa direzione. Una scelta proprio in queste settimane di riorganizzare il gruppo dirigente nazionale dando maggiore valore ai territori. È entrato nella segreteria nazionale il consigliere regionale siciliano Lupo, è capogruppo al Senato non da oggi la Finocchiaro, quindi la presenza siciliana nel gruppo dirigente nazionale c'è, è autorevole, è forte. Più in generale noi vogliamo valorizzare sempre di più i gruppi dirigenti di ogni regione, perché un grande paese come l'Italia di 60 milioni di abitanti con tante differenze e specificità non si governa solo dalla capitale. E puntiamo al rilancio del PD, rilanciandolo in ogni realtà. E in Sicilia abbiamo tutte le intenzioni di fare un PD forte che sia un punto di riferimento per tanta gente. Bisogna denunciare il fallimento della politica della destra sull'immigrazione. Si è fatto credere agli italiani che gli immigrati arrivavano perché c'era Prodi. Quando ci fosse stato Berlusconi non ne sarebbero arrivati di più. Calderoli aveva detto: da quando ci siamo noi non ci sono più immigrati e sono aumentati. Sì, peccato che ci sono i dati del Ministero degli Interni, che non governiamo noi, che dicono che tra il luglio del 2008 e il dicembre del 2008 è arrivato un numero di immigrati in Italia clandestino doppio di quello dello stesso periodo dell'anno precedente. E mi pare che Lampedusa sia lì la testimonianza del fallimento di questa politica. L'immigrazione, bisogna sapere che è un fenomeno che c'è, ci sarà e ci sarà sempre di più, non perché c'è qualcuno di cattivo che vuole che arrivino dei clandestini, ma perché gli immigrati sono un'esigenza per lo sviluppo economico e produttivo del nostro paese. Basta andare in una qualsiasi cascina tra Bergamo e Verona e vedere che non c'è uno che munga le vacche per dare il latte ai nostri bambini che non abbia un turbante in testa, tanto per fare un esempio. E così i pomodori nell'agro di Caserta o di Napoli li raccolgono i senegalesi, quindi e quante sono le famiglie italiane che hanno una badante o una colf che è moldava, ucraina o peruviana o somala. Gli immigrati sono qui perché sono una parte della nostra società, e allora noi dobbiamo avere una politica che sia intelligente, che è quella di integrare pienamente coloro che vengono a vivere regolarmente e onestamente nel nostro paese, garantendogli uguaglianza dei diritti e chiedendogli naturalmente rispetto di doveri, e lottare in modo chiaro e netto contro ogni forma di illegalità, di clandestinità e di traffico dei migranti. Questo è quello che bisogna fare, e bisogna farlo con serietà e determinazione. Quanto alle questioni dello sviluppo economico, io penso che siamo in una situazione molto difficile, che per l'Italia può essere più rischiosa, perché non solo c'è una crisi internazionale che investe anche il nostro paese, c'è però in Italia un governo che non è all'altezza della situazione. Basta comparare, fare il paragone tra i piani di investimento messi in campo dal governo americano, inglese, francese e tedesco, che sono pur di segno politico diverso, con il nulla che fin qui il governo italiano ha messo in campo, per vedere che l'Italia rischia di più, perché si rischia di subire la crisi perché non c'è una strategia per arginarla, e i primi a subirla sono naturalmente coloro che rischiano il posto di lavoro, i lavoratori, i giovani che sono a tempo determinato o precari, per non parlare di coloro che un lavoro non ce l'hanno, che rischiano di non trovarlo davvero. Franceschini ieri ha detto: siamo in una fase di crisi nella quale milioni di lavoratori rischiano il posto di lavoro,
una parte di questi lavoratori ha degli strumenti di tutela del reddito come la cassa integrazione, ma ce n'è una parte grande, soprattutto i giovani a tempo determinato, con contratti precari o flessibili, che perdono il posto di lavoro e non hanno neanche un euro di copertura per vivere. Noi chiediamo l'estensione a tutti i lavoratori, quale che sia il tipo di contratto con cui hanno lavorato fin qui, di uno strumento che gli tuteli del reddito qualora perdono il posto di lavoro. Qualsiasi persona ragionevole non può non essere d'accordo con questa proposta.